Ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video. Allora, ultimo mio giorno di ferie, come potete ancora vedere sono giù in Calabria dallo sfondo, però da domani si rientra alla base. Allora, day after Juve Como 3-0. Vedo ovviamente i tifosi juventini, o perlomeno i nostri tifosi, che sono molto esaltati per quello che è stata una bella vittoria, poi ne parleremo. E vedo anche ovviamente quelli che sono i fegati dei cartonati che rosicano, dicendo che non abbiamo fatto nulla di che non era il Real ma era il Como e che quindi dobbiamo volare bassi, e ci sfottono, nel senso che abbiamo già vinto lo scudetto. Diciamo che la verità sta nel mezzo, come tante volte, non bisogna esaltarsi più di tanto, quindi va bene essere contenti, va bene assolutamente festeggiare o perlomeno essere felici per una vittoria importante come quella di ieri, che era la prima di stagione, però appunto voliamo un attimino bassi, dobbiamo comunque continuare su questa strada e magari anche crescere su questi livelli. Per quanto riguarda i cartonati, ovviamente il loro pareggio di Genoa non è assolutamente digerito, così come magari poteva sembrare, e quindi alla fine rosicano per quello che è un avvio stentato il loro contro il nostro, che è stato decisamente tanta roba. Detto questo, veniamo alla partita. A me piace Thiago Motta, onestamente lo sto continuando ad apprezzare sempre di più, perché è uno che ha personalità, è uno che non si fa problemi anche guardando il giocatore eventualmente a lasciarlo in panchina, perché ieri penso un po' tutti abbiamo pensato, insomma, che diavolo sta facendo, visto che il capitano Danilo fuori, così come Douglas Luiz, giocatore forse quest'anno ci si punta, non dico di più, però insomma ci punta tanto, e la Juventus ha puntato tanto su questo giocatore, quindi pronti via, fuori. Ovviamente non è che sia una bocciatura né per l'uno né per l'altro, però lui ha sempre detto Thiago Motta, quindi è anche coerente per quanto riguarda questa sua linea, che valuta i giocatori in settimana e giocheranno quelli che meriteranno, quelli che avranno meritato in settimana e quelli che vede meglio in settimana rispetto a quelli che sono ovviamente gli altri nei vari ruoli. Quindi ieri pronti via, Cabal dentro al posto di Danilo e anche Bangula al posto di Douglas Luiz, o perlomeno insomma hanno giocato questi due nuovi elementi, e visti i risultati direi che siete andati anche bene, perché Cabal ha fatto insomma la sua onesta partita. Invece Bangula non solo ha fatto un'ottima partita, ma ha anche condito quello che era l'esordio con un gol, anche di pregevole fattura. Quindi questa è un'ulteriore conferma che la Juventus Next Gen, perché Bangula arriva dalla Next Gen, è stato un progetto ed è ancora un progetto vincente, un progetto lungimirante che ha un nome e un cognome: Andrea Agnelli. Quindi bisogna comunque ringraziare Andrea Agnelli per i vari Bangula, per i vari Yildiz, per i vari Healing, Barrinocea, insomma tutti quei giocatori su lei, tutti quei giocatori sono arrivati che in qualche modo sono stati utili alla causa e poi anche eventualmente in chiave mercato. Per quanto riguarda appunto la partita di ieri, come ho già avuto modo di dire nel mio post partita, è stata una Juve bella, una Juve vincente, ma non è il fatto di essere saltati solo per il risultato, perché quello è relativo, il risultato, perché il risultato ovviamente ti dà i tre punti, però per l'atteggiamento della squadra, una Juve ordinata, una Juve cinica, una Juve che dava sin dall'inizio l'idea che prima o poi in qualche modo l'avrebbe risolta. E tra l'altro così è stato, perché dietro non abbiamo mai sofferto, non c'è stato, mi pare, neanche un tiro in porta, qualche timida azione del Como nella seconda metà del secondo tempo, quando la Juve aveva tirato un attimino i remi in barca, i carichi di lavoro comunque si fanno sentire. E anche questo il motivo, il fatto di avere una media, mi pare, di 24 anni ieri che ha schierato Thiago Motta, il fatto che appunto può avere ancora margini di crescita e ancora che mancano alcuni pezzi importanti. La telenovela Kopp Meyers, che si spera in qualche modo si possa risolvere, tra l'altro so che mi pare abbia inviato un altro certificato, anche Lookman adesso dell'Atalanta che vuole andare al PSG, insomma quando cominciano a essere tanti e tante le situazioni vuol dire che l'Atalanta proprio insomma corretta con i suoi giocatori probabilmente non lo è. Kalulu, che ieri sera sembrava un affare già fatto, sembrano appunto che tra oggi e domani potrebbe esserci quello che è la definizione.
e Nico Gonzalez della Fiorentina. Ora, ho letto stamattina che addirittura Nico Gonzalez era richiesta di commesse 40 milioni di euro. Io, insomma, Giuntoli, ho stima e fiducia in Giuntoli, però sinceramente 40 milioni per Nico Gonzalez assolutamente no. Teniamolo dov'è, tra l'altro è uno che si infortuna spesso, lasciamolo dov'è, per carità di Dio. 40 milioni di Nico Gonzalez, piuttosto mi prendo uno della Next Gen, me lo porto su, oppure prendo magari, non lo so, un Cabal, inteso come livello, insomma, cioè 10-12 milioni di euro, non di più, semi sconosciuto, che può dare qualcosa, anche perché dovrebbe venire a fare la terza barra quarta punta, non è che dovrebbe venire a fare il titolare nell'attacco della Juventus. Quindi valutiamo queste cose qua, valutiamo anche il fatto che, tra l'altro, visto che commisso ci si mette un attimino di traverso, mi pare che commisso barra Arthur vogliano, insomma, rifare questo matrimonio, visto che l'anno scorso Arthur ha giocato con la Fiorentina. Arthur vorrebbe tornare a Firenze e dalla parte della Fiorentina sembrerebbe che ci sia voglia di riproporre questo matrimonio, però vogliono l'aiuto della Juventus perché vogliono che la Juve si accolli una parte dello stipendio. Visto che a noi chiedono piacere, quanto ci riguarda invece noi, quando chiediamo noi ci sparano cifre alte, piuttosto me lo tengo Arthur, piuttosto che darlo a chi, insomma, ci si mette di traverso. Che sia una regola che vale per tutti, Juventus, Atalanta, visto che appunto l'Atalanta continua a fare muro per quanto riguarda Coppa Meyers. Quindi ottima Juventus ieri, una Juventus solida, una Juventus cinica, e ripeto, non è tanto nel risultato, perché insomma sappiamo bene che abbiamo giocato contro il Como, anche se il Como ha delle belle individualità, appunto Reina piuttosto che Belotti, insomma, cioè diverse, sta costruendo una bella squadra, ma il fatto che è l'atteggiamento che ci mancava da un po' di tempo da questa parte, anche perché l'anno scorso pure avevamo vinto 3-0 con l'Udinese e facendo i dovuti scongiuri è andata come sappiamo. Quindi è sicuramente l'atteggiamento, è sicuramente l'impostazione, il fatto che abbiamo comandato noi il gioco, quello che mi fa ben sperare, e anche perché, ripeto, siamo ancora un cantiere aperto. Detto questo, notizia dell'infermeria, sembrerebbe che non solo Weah, perché si sapeva che Weah ha avuto un problema muscolare, ma sembrerebbe che anche Thuram abbia avuto qualche lesione di basso grado, insomma al femore o alla coscia, uno alla destra, uno alla sinistra, e quindi molto probabilmente salteranno il Verona e la Roma, e quindi li rivedremo dopo la sosta. Purtroppo questo non deve far altro che accelerare quelle che sono le operazioni di mercato, quindi adesso Giuntoli dovrebbe dare quello che è la spallata finale, si spera. Capitolo mercato in uscita, oltre ai vari esuberi di Kostic, insomma di De Sciglio, di Rugani, che è andato in prestito secco probabilmente all'Ajax, non mi ricordo se c'è stato o meno l'ufficializzazione. Adesso sembrerebbe che ci sia il Barcellona seriamente intenzionato a Federico Chiesa, perché fiuta l'affare, perché la Juventus si accontenterebbe anche di un'offerta di 15 milioni di euro, vale a dire la metà di quello che è generalmente il valore del giocatore, quindi fiuta l'affare, e sono sicuro che in qualche modo l'affare si farà in uscita. Si spera che eventualmente vada al Barcellona, magari così da non andare a rinforzare una diretta concorrente quale l'Inter, perché sappiamo appunto che Marotta ha un accordo con il giocatore, perché questo ormai è palese, alla faccia di chi dice che Juventus e Atalanta hanno, insomma, la menata di Coppa Meyers. Anche Marotta ha fatto lo stesso, se non peggio, perché insomma si parla di un accordo fatto, stipulato durante il ritiro degli europei con Chiesa. Quindi il Barcellona sembra intenzionato, e alla fine dei conti si spera che in qualche modo si risolva anche questa questione, che secondo me alla fine di agosto, quindi con la conclusione del calciomercato, verrà agevolato l'uscita del giocatore. Detto questo, in attesa di nuovi sviluppi, che arrivi Kalulu, che si chiuda per Coppa Meyers, perché non se ne può davvero più, e poi appunto Nico Gonzalez si valuta, se va bene a certe cifre ok, se no se lo tengono anche con il fiocchetto. Penso aver detto tutto, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, qualora non l'abbiate già fatto, ad iscrivervi al canale, è assolutamente importante, attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati nuovi video, nel momento in cui vengono fatte delle nuove live, e fino alla fine, sempre, solo, e nonostante tutto, forza Juve!